Onorevole, qual è lo stato di salute della Regione Calabria? Lo stato di salute della Regione Calabria che abbiamo trovato era uno stato di salute fermo, possiamo dire, perché venivamo da un anno di non amministrazione dopo la morte di Jole Santelli. Dunque, per arrivare al passaggio delle elezioni, gli uffici erano sempre pronti a preparare le elezioni e poi a ritornare indietro. Gli stessi dirigenti ci hanno detto che avevano realmente serie difficoltà. Infatti noi ci siamo insediati con tantissime cose da fare, sia all'interno della cittadella, cioè dalla parte della giunta regionale, ma anche lo stesso consiglio regionale era fermo. Quando è che io sono entrato nell'ufficio di presidenza, tanti sono stati gli atti da firmare e da recuperare, perché realmente la regione non aveva più un seguito politico. Anche l'emergenza Covid ha contribuito allo stato di fermo, però possiamo dire che dopo l'insediamento, anche grazie al presidente Occhiuto, ci hanno subito messo al lavoro. Sia la parte della giunta regionale si è messa in moto, e anche la parte del consiglio regionale con l'ufficio di presidenza. Stiamo cercando di recuperare il massimo, anche tanti fondi che erano quasi persi, dai 65 milioni di euro perché sono andati a San Luca. Erano persi, le dovevamo ritornare al ministero, e invece Roberto con una manovra le ha recuperate e le ha dati al comune di San Luca per Polsi. Dunque, anche tanti altri fondi che andavano a riguardare degli interventi importanti a livello di infrastrutture sono stati recuperati ed erano quasi persi. Dunque, nell'insediamento è stato tutto fatto di fretta e furia. Possiamo anche parlare che avevamo i poliambulatori, i poliambulatori, che erano delle cose più importanti, che entro avevamo una scadenza, e Roberto Occhiuto si è trovato da commissario della sanità con una scadenza pronta a dover trovare in tutta la fascia ionica, e non solo, questi poliambulatori. Dunque ci siamo messi sotto, sono stati chiamati tutti i dirigenti dell'ASPE e si è iniziato a lavorare. Questo vuol dire che è un lavoro che il presidente, con tutti noi consiglieri, stiamo facendo quotidianamente insieme a tutti i dirigenti. Non era facile, perché il lavoro che era rimasto fermo era tanto, il lavoro che c'è, che è ancora di più, però stiamo cercando di portare al massimo della positività all'interno del Consiglio regionale e della Giunta regionale.